sono felice di essere qua oggi qui a Milano Santa Giulia per concretizzare, per certificare più che altro un lavoro di un anno fatto con lo sviluppatore Lendlease sul venue management, ma soprattutto sul destination management, nel senso che abbiamo lavorato per un anno su un progetto di landing in un territorio, in un distretto che ha già vissuto diverse vite. Oggi inaugura uno spazio scirocco di mare culturale urbano che è figlio della nostra strategia, cioè ciò che noi abbiamo proposto Lendlease. Si è parlato tanto di musica per due aspetti, il conservatorio e l'arena, la prossima arena che inaugurerà con le Olimpiadi di Milano, Cortina 2026, e si è parlato di Piazza Tina Modotti perché tutto parte dalla piazza, perciò il master plan che porterà avanti Lendlease, il nostro cliente, il cliente di Big Spaces, è il primo passo per ospitare attività che possano dare un contributo al futuro palinsesto di un quartiere che ha come asset la vivibilità e leisure e soprattutto la musica. Perciò diciamo un punto di incontro importante. Al mondo e alla comunità degli organizzatori di eventi sicuramente suggeriscono di cominciare a far cadere l'occhio a questo quartiere, su questo quartiere, perché la potenzialità dello stesso nei prossimi 7 anni aumenterà in maniera esponenziale. Di conseguenza invito tutti a farsi un giro in Piazza Tina Modotti, perché comunque da oggi, grazie a Lendlease e Mare Culturale Urbano, esisterà un luogo che vivrà di vita propria, ma sarà anche un luogo di attrazione, e con l'apertura dell'arena diventerà una landing di una quantità di visitatori a 60, e di conseguenza tutte le attività di intrattenimento o di B2B dedicate alle aziende potranno essere anche fatte in questo quartiere che sta cambiando completamente pelle, e oggi è il primo giorno di quella nuova fase.